Quindi, ecco, noi guardiamo a tutto attraverso lo speculum veritatis dell'empateia, cioè dell'idea di poter introiettare, psichizzare, portare dentro di sé l'altro. Si può provare empatia per una persona, per un oggetto, per un popolo, per un percorso storico? Il problema è occuparsi di questo sentimento. Giuseppe ha detto bene. E il testo e soprattutto le nostre indagini si basano su questo assunto. E il fenomeno empatico, cioè il sentire dentro l'altro, perché questo è empateia, il sentire dentro l'altro implica un grande sforzo, perché è normale che il mio io sente l'altro, ma la domanda è come lo sente e perché lo sente. Mediamente lo sente perché non può farne a meno e mediamente lo sente perché fa un ragionamento. Se io mi alleo con l'altro, ben presto potrò chiedergli qualche cosa. Anche il neocapitalismo prova empatia per i suoi sudditi consumatori, ma con un fine ultimo che è quello di illuderli che se non conseguissimo quei prodotti saremmo in maniera definitiva fuori dal mondo che conta. Tutti provano empatia. La questione è che natura, di che natura è questa empatia. E il nostro assunto è molto semplice. Non l'io può provare empatia. E per questo ci prova di sentire l'altro senza nessun fine ultimo, ma come un fine incomprensibile, che è poi l'unica maniera per avere un certo equilibrio psicologico. Jung ha fatto questa operazione. Jung in fondo ci ha spiegato che l'empatia non è un fenomeno psichico, ma è un fenomeno ontologico. L'ha detto prima Giuseppe, ma cosa vuol dire tutto questo? Perché noi spesso ci riempiamo del termine ontologico, ma non sappiamo cosa significhi. Allora, è molto semplice. Ontologico riguarda l'ente, non l'io, ma l'essere profondo della persona, quello che giustamente Giuseppe citava prima come essere superiore. Allora, l'empateia quando è figlia della crisi dell'io e quando è il tentativo di sentire l'altro, o sentire un popolo, o sentire il pianeta come fanno i Mapuche, sganciato da un fine capitalistico, economico o di business, mette in attività non funzioni egoiche autoreferenziali, ma funzioni ontologiche, cioè la vocazione, l'identità prima, scatta qualcosa che assolutamente Jung mette come al centro del suo processo di individuazione, cioè cosa noi siamo veramente. E quindi l'empatia è un fenomeno che potremmo chiamare ontologico, mistico, antropologico, ma è volontario. Io anzitutto devo seguire questa crisi dell'io, che è un po' quell'insicurezza che io provo sempre quando agisco, e agisco per un fine. Quando ti faccio un complimento, perché capisco socialmente che mi conviene farlo. Quando accetto un'autorità che mi conviene accettare perché accettandola avrò un risultato associativo. Ecco, quando tutto questo è fatto io rimango circoscritto nell'io, ma quando io comincio a psichizzarti, a portarti dentro e a provare a sentirti per ciò che sei, non con un fine o traguardo, lì metto in moto forze di cui non sono in grado neanche di narrare o di ipotizzare, perché l'empatia crea una terza istanza. Non è la somma dei due che si ascoltano e comunicano, è un'altra cosa, è il risultato della crisi dell'uno e dell'altro che provano a tuffarsi in un'esperienza nuova della quale nevroticamente non potranno mai avere il dominio, la programmazione, e questa terza forza, che è l'empateia, è un approdo relazionale che conferisce identità nuova a tutti e due attraverso questa terza forza generata. Quindi l'empatia inizia con la crisi dell'io e si magnifica con il superamento dell'io.
E noi martedì prossimo, cioè dopodomani, saremo a Mestre al co-working e tratteremo un tema che è l'anima mundi e la transpersonalità. E transpersonalità è un termine junghiano. Cosa c'è oltre la persona, oltre la maschera? Oltre la maschera c'è assolutamente, e in questo io lo riscontro anche in Pasolini, oltre che nei Mapuche, oltre la personalità c'è l'incontro con l'altro. La mia identità è figlia di come io riconosco l'altro. Se l'altro non c'è e se non riesco a psichizzarlo, rimarrò felice e contento, ma solo e inconsapevole di me per tutta la vita. È lo slancio relazionale che conferisce a me identità, e io non trovo mai tanto autostima come quando riconosco che le mie relazioni non sono casuali, episodiche, ma sono figlie di una costruzione volontaria nella quale sacrifico il mio io e provo ad ipotizzare che tra me e te possa nascere una terza via, che è quella dell'empatia. Chiudo questo mio primo intervento citando un grande filosofo che è Lips, che in un testo bellissimo che è Empatia e godimento estetico ci dice che per lui l'empatia è irradiare, o meglio, irradiare lo dico io, lui dice vedere, percepire le proprie energie psichico-vitali negli oggetti che percepiamo, nelle persone che frequentiamo, nelle cose che facciamo. Questo è un grande filosofo che insieme a Vischer elabora il concetto di Einfühlung, che è in tedesco il corrispettivo di empatia greca. Ora, Lips dice che io percepisco l'oggetto, l'animale, la persona, la terra, il popolo come faceva Pasolini, o quello che volete voi, solo quando io irradio le mie energie psichiche vitali in questi oggetti, persone e fenomeni. E quindi in realtà mescolo il mio psichismo con la cosa. Se mi seguite vedete che è questa terza forza. Sì, allora, è stato molto bello l'intervento di Maurizio, che ha messo in luce come l'empatia spinge all'azione, perché l'empatia è un fatto, non è un'ipotesi immaginativa, è una percezione che si traduce quasi simultaneamente in fatto. Allora, per mettere in luce questi rapporti tra l'empatia e il quantismo, io farei un riferimento ai Mapuche rapido, che sono in grado di insegnarci oggi a noi. Parliamo di una popolazione indigena, parliamo di 1,5 milioni di cittadini, non sto parlando di un gruppuscolo che crede ancora che gli alberi abbiano anima e che la pioggia possa essere invocata. Parliamo di indigeni urbanizzati che semplicemente lottano democraticamente. Non lasciamoci sviare da alcuni gruppi che prendono il brand Mapuche per fare attacchi terroristici. Parliamo di popolazioni semplicemente che, essendo nate in quelle terre prima della occupazione europea, rivendicano che queste terre sono proprio quell'humus antropologico che secondo Pasolini noi abbiamo perso nel passaggio dalla società paleocapitalistica a quella neocapitalistica, la cui perdita è una perdita irreparabile. Siamo tutti apolidi e privi di identità secondo noi, e soprattutto secondo Pasolini. Allora, i Mapuche ci insegnano a psichizzare la terra. Cosa vuol dire? Magari voi siete molto, molto partecipi all'ecologia e partecipate ai convegni in cui si spiega come la terra va assistita, protetta, illuminata dalla nostra attenzione, ma voi capite perfettamente che anche l'ecologia, io parlo di investimenti economici, seminari, libri, è un reparto, è un settore della grande cultura neocapitalistica. La cultura neocapitalistica assolutamente tollera l'opposizione,
tollera la polemica, tollera culture e prodotti che rivendichino la irrazionalità della cultura neocapitalistica, ma purché queste culture rimangano all'interno della cultura neocapitalistica. Cioè non c'è niente di più illusorio di credersi all'opposizione oggi. L'unica opposizione è completamente ontologica, è completamente psichica, lo capite perfettamente. Allora, noi non potremo mai smettere di sentire la madre terra come una mera materia prima da consumare fino al suo esaurimento, che implicherà la nostra estinzione. Non riusciremo mai a passare dalla percezione della terra come una materia prima ad un essere senziente, ad una madre, come la chiamano loro, la Nuke Mapu, a meno che ogni individuo non la interiorizzi. Non basta partecipare ad un convegno ecologico e non basta chiamarla madre, non è la madre di nessuno, è il granaio che saccheggiamo sistematicamente senza alcuna coscienza. Allora i Mapuche semplicemente psichizzano, cioè, come dice Theodor Lipse, irradiano via l'attenzione e l'irradiazione. L'attenzione che implica poi nominare la cosa che stai attenzionando, sentirla, percepirla, elaborarla, introdurla nella tua cultura. I Mapuche sentono la terra come la prima divinità alla quale render culto, la grande Nuke Mapu. E come lo fanno? Narrando nella mitologia, realizzando delle cerimonie, festeggiandola, parlandole. Voi siete tutti sensibili, giustamente, come me, come Giuseppe, come Maurizio, e siamo tutti credenti il fatto che quando in terrazza parli alla tua pianta, la pianta ti risponde e cresce meglio, giusto? È fantastico tutto questo. Il problema è che quella pianta viene da un pianeta al quale nessuno parla, come se non ci fosse.